Buongiorno amici del canale, oggi vi propongo un restyling romanticissimo, uno specchio veramente bellissimo, ha delle finiture barocche, ma la cosa che mi affascina tantissimo sono questi boccioli di rosa che ci sono ai lati, è veramente veramente un pezzo meraviglioso. Faceva parte purtroppo di una petite che era completamente rotta, i tarli hanno mangiato le gambine e io purtroppo sono arrivata in ritardo, non ho potuto salvarla, completamente sbriciolata, ma ho salvato questo bellissimo specchio e dopo un mese di antitarlo, quindi trattamento antitarlo, camera gas e tutto quello che occorre, ora è perfetto. È stato lavato, ho già fatto ABA, ho già messo il nastro carta intorno per proteggere il mio vetro e non sporcarlo troppo ed è pronto per la colorazione. Devo donare un'aria vintage, anticata, una di quelle patine che piace tanto a me. Questo bellissimo specchio andrà in una stanza della mia casa che utilizzerò come, diciamo, stanza di disimpegno. Avrà degli armadi molto antichi, tra cui l'armadio soufflé, e vi metterò qui il link sotto e potrete andare a cercarlo. Inoltre metterò una vetrinetta di un altro video molto carino e potrete anche vedere la realizzazione di questo. Ma questa stanza avrà un restyling completo. Ci sarà lo specchio, appena si entra a destra, una vetrinetta dei profumi, un armadio per le giacche, tutto in tema molto molto vintage. Il mio progetto è farvi notare quanto colori così differenti creino armonia, perché questa stanza avrà delle pareti molto forti, l'armadio appunto giallo, soufflé, ok, una patina antica, però un colore molto acceso. E qui oggi utilizzeremo Madame, un colore eccezionale, di una grinta pazzesca. Molto femminile, molto elegante, ma con questi boccioli di rosa non potevo fare altro. E vintage rose. Quindi quello che voglio farvi vedere oggi è come due colori così morbidi, aggraziati, miscelati anche con una tecnica un po' moderna, creino veramente armonia, unendoli a colori molto forti. Io inizio stendendo il Madame dalla parte bassa, pian pianino salgo, il vintage rose lo tengo per la parte superiore. Utilizzo l'Elizabeth, il mio pennello super morbido e mi diverto. Ho già girato bene in modo che la vernice sia perfettamente miscelata, ovviamente pura. E via. Il Madama ha una coprenza veramente ottima. E guardate qui, la trasformazione è veramente veloce. Ecco qua, ora che ho dipinto buona parte del mio specchio, fin qui, quindi fino alla parte che ha il mio bellissimo bocciolo, e ora mi fermo. La peculiarità è che è completamente differente destra da sinistra, qui c'è un bocciolo di rosa più chiuso e qua più aperto, quindi il mio vintage rose è veramente il colore perfetto per questa parte. Utilizzate, se vi viene più comodo, il pennello a punta 2. È un pennello perfetto per queste lavorazioni, per quando si hanno dei mobili molto lavorati. Fate molto meno fatica ad andare dentro gli intagli. Ho già girato bene il mio vintage rose, carico bene il mio pennellino. Vedete, la sua punta arriverà ovunque. Questa conchiglia classica dello stile barocco è veramente bellissima.
Ora cercherò di unire i due colori in una sfumatura delicata. Questo si fa o con colori molto puri, come sto facendo adesso io, o con colori molto diluiti. Ora vedete che sto continuando e andrò qui, scavallando l'altro colore. Farò bene anche il lato, anche perché io amo fare sempre solo una mano, sapete che? Usi i colori puri proprio per risparmiare tempo, fatica e prodotto. Pennellino a punta, vado all'interno, cerco di arrivare fin qui. E ora col mio secondo colore li lavoro. Bisogna utilizzare il pennello con la vernice pura in questo modo e tramutare il colore di mezzo in una miscela perfetta. Ora guardate, ripasso qui e lo risbianco di nuovo in questo modo. Vedrete che in questo punto ora, con pennello scarico praticamente asciutto, vado a miscelarli perfettamente. Come vedete io non ho utilizzato spruzzini. Sono molto contro l'utilizzo dello spruzzino a priori per fondere i colori, perché si va molto ad indebolire la base strutturale della pittura intendo, e quindi non si ha più poi un colore bello, puro, aggrappante, che tiene nel tempo, ma si avrà un colore più debole, diluito dall'acqua. È una tecnica che io consiglio solo se si hanno dei restanni molto 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 a bassa usura, altrimenti eviterei. E voilà! Finito! Passo all'altro ricciolo. Una prima mano è perfetta, non servirà una seconda mano, neanche dei ritocchi, semplicemente perché è già asciutta. Ora io tamponerò così in qualche punto in cui vedo ancora magari una trasparenza e basta, lascio asciugare bene e passo direttamente alle tecniche anticanti, perché ora ci sarà un bellissimo lavaggio e poi un fantastico dry brush. È arrivata l'ora di fare il nostro lavaggio anticante. Lavaggio perché? Perché è colore, molto molto diluito con acqua, che crea delle velature. Noi creeremo la tonalità perfetta perché antichizzerò con una base vintage, ma un po' raffreddata da una goccia di London Fumé. Prima creiamo la base con i colori, poi aggiungiamo l'acqua. Per questa tecnica serve pochissimo colore, quindi potete utilizzare tranquillamente dei barattoli piccoli. Qua bastava e avanzava sia il Madame che il Vintage Rose che questi colori. Quindi sono tutte tonalità che voi potete prendere anche in formato piccolo e tenere in casa per ogni evenienza. Vintage. All'incirca 2 cucchiai. Io uso un cucchiaino e guardate un po', ne ho messi 2. Ne metto ancora mezzo proprio per sicurezza. Ora prendo il London Fumé, il mio fumo di Londra molto molto elegante, e ne prendo una punta, un cucchiaino. Controllo, metto ancora un goccino. E voilà, questa è la tonalità che io sto creando, un marrone elegante con una punta di grigio che lo ha, diciamo, contemporaneizzato. Aiuterà tantissimo anche a legare la base. Ora mettiamo l'acqua. L'acqua non deve essere né troppa né troppo poca, non troppa perché altrimenti è troppo liquido e inumidirà troppo la base. E quindi rischierà anche di scollare la vernice se siete lenti, e nemmeno troppo poca perché altrimenti macchia troppo. Diciamo che un buon lavaggio va fatto con il 40-50% di acqua. Ora
rispetto al colore che abbiamo messo. E la densità è fantastica. Voi dovete più che altro fidarvi di voi stessi, dell'intuito e della densità. Guardate, questa è la densità ottimale. Vedete? È una crema liquida. Quindi si deve avere la cremosità e la tonalità. Questa tonalità di marrone bruciato tendente al grigio è veramente affascinante. Per fare un buon lavaggio vi serviranno dei guanti. Non perché vi faccio male le mani, no, ma perché si attacca allo smalto e non si stacca più. Quindi questi sono consigli da donna a donna. Se volete mantenere una manicure carina, mettete i guanti. Il colore diluito spesso si aggrappa alla pelle, alle unghie, di più di quello spesso, perché non ha spessore. Dopodiché vi serve un panettino in microfibra. Io l'ho già inumidito e strizzato tantissimo. Deve essere veramente tanto strizzato. E poi io mi tengo vicino una spugnettina abrasiva fine, già un po' usata, quindi non nuovissima, e la spiumaccio anche un po'. Questo perché? Perché in alcuni punti, quando io faccio il lavaggio, inumidisco la base, passo il mio pannettino, ho indebolito la struttura della pittura, ho indebolito la base. Quindi passando delicatamente la spugnettina abrasiva faremo un decapè finissimo, raffinatissimo, senza fare polvere e senza fare fatica. Parto dalla base sotto. Perché? Perché è quella che si vede meno, perché sta sotto, quindi otticalmente quando voi guardate vedrete subito la parte frontale e laterale. Quindi se fate i test fateli dietro o nella parte in cui si vede di meno, mi raccomando non partite subito nella parte frontale che si vede di più. Sono tutti consigli per chi si approccia a queste tecniche. Allora, giro ancora bene il mio lavaggio di colore nella ciotolina, così miscelo gli ultimi componenti, scarico molto, questo pennello è eccezionale per questa tecnica, E copriamo tutta la superficie già colorata. Ovvio che la base deve già essere asciutta benissimo, proprio bene, 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 bene. Vedete che non è una coprenza totale, è una velatura. Meraviglioso. Ho proprio azzeccato i colori perfetti per questo Madame. Antichizza, ma non copre la tonalità rosacea del Madame, quindi lascia la sua freschezza. Provatelo questo mix di Vintage London Fumé, perché è veramente meraviglioso, proprio affascinante come tonalità. E nel frattempo di là inizierà ad asciugare. Vedete che in questo momento si sta creando un po' di schiumetta? Non è una cosa controindicata, per la carità, assolutamente, però se la volete evitare vi basterà girare di nuovo, lasciar riposare un pochettino la pittura prima di continuare. Panno in microfibra, mi raccomando, dalla parte del peletto corto, non dalla parte del peletto lungo, quindi dove è più corto e dove è più usurato, e delicatamente togliamo. Può un colore essere così azzeccato? Sì, può. È la perfezione questo accostamento. Veramente fantastico. In questo momento, se vogliamo leggermente decapare, lo possiamo fare senza polvere e fatica, perché la base è ancora leggermente umida. Guardate cosa faccio, Vedete? Sfrego pochissimo. E ripasso il mio pannettino già sporco di lavaggio, in modo da far sì che sia un vedo non vedo. E ora anche qui asportiamo. Proseguo sulla mia cornice. E siamo arrivati al punto di dover anticare la nostra sfumatura di colore. E qui è il bello. Come questi due colori diventano da un accostamento un po' audace a morbidi e delicati ed eleganti. Perché il lavaggio ha proprio questo potere di rendere tutto polveroso e vintage antico. Parto subito da qua, perché non voglio che si vedano le pennellate di miscela, e ora vengo su dove c'è il fiorellino.
Mi raccomando, qua è importante che si notino i due colori, ma non deve sembrare assolutamente un distacco netto, deve sembrare molto lavorato. Vado qui nella fogliolina e tolgo leggermente e poi vado di qua. Ricordate sempre che se ci sono accumuli si devono togliere. Si toglie col pennello, così in modo che non facciano gocce. E poi ovviamente c'è tanto colore, perché io per far prima e non fare difficoltà ho messo tanto colore e ora lo tolgo. E voilà, asportiamo l'eccesso prima. Ora pannettino, parte pulita e togliamo bene. E asporto qui. Vado anche dove c'è la testa della conchiglia, perché ricordate che si vede, eh? Non deve mai essere dimenticato anche l'esterno. Quindi quando lavorate, mi raccomando, andate da tutti i lati, anche di qua. E ora uniamo anche il madame qui. Perfetto. Ritocco alcuni angolini, ritocco il dietro. E poi l'ultima tecnica, il dry brush. È arrivato l'ora di dare colpi di luce al nostro specchio. Allora, ho preso Dark Sand. Quindi diciamo un sabbia, però io lo categorizzo come un bianco chiaro, perché secondo me in alcuni ambienti è proprio il massimo di chiaro che si può pretendere. Ci sono ambienti classici o comunque industriali dove mettere un bianco troppo bianco stonerebbe, creerebbe molto l'effetto ospedale. Quindi mi raccomando, se avete una casa classica con del cotto, dei mattoni, oppure una casa contemporanea sui toni del legno grezzo industriale, prediligetemi il Dark Sand. Quindi ne metto un pochino in questa ciotola e lo smorzo ancora un po' con un goccio di Vintage. Perché faccio questa cosa? Perché io alla base ho messo Vintage con London, quindi mettendo una puntina di Vintage qui vado a collegare, anche se sarà molto più chiaro. Ne basta veramente 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 pochissimo, basta. Sapete che il dry brush è veramente veramente un velo, è molto scarico oltretutto, quindi mettiamo pochissimo colore. Uguale per il Vintage che aggiungiamo, è proprio solamente una tonalità impuntata. Guardate quante gocce metto, 2 o 3 gocce di colore, non di più. Prendo il mio pennello, così non spreco nulla, mischio. È quasi una schiuma di cappuccino, bellissimo. Ora, sempre con l'Elizabeth, che è un pennello molto morbido, vado a scaricare quello che si è mangiato. Mi raccomando, il dry brush deve essere sempre fatto con poco, 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 pochissimo colore. Per questo motivo io ho anche il mio pezzo di carta, perché voglio ancora scaricare ulteriormente e poi parto. Mi raccomando, prima scaricate bene il pennello facendolo passare sulle parti più esterne. Una volta che il pennello sarà ancora più scarico, poi lo facciamo lavorare sulle parti lisce, perché le parti lisce devono proprio essere semplicemente ammorbidite. Quindi prima dono la luce principale alle parti più esterne, qui. Oh, che bello questo gocciolo, mamma mia, eccezionale. E poi, scaricando ancora di più, guardate quanto colora ancora.
Non sembra, ma guardate quanto colore trattiene questo pennello, eccezionale. E ora scarico bene il pennello negli altri punti, vedete? Ora colora molto poco, ma noi non vogliamo una colorazione, noi vogliamo una spolverata. Una spolverata che porti a far vedere tutti i dettagli del nostro specchio. Ecco qua, anche qui, anche in questo punto, perfetto. E ora mi sposterò nella parte dove c'è il color Madame, che ovviamente farà vedere ancora di più il nostro dry brush. Guardate, essendo un tono più scuro, vedete come passando il pennello, anche scarichissimo, dona questa modanatura. Ora passo alle parti qui con il Madame e vedrete che meraviglia sulla tonalità più scura. Il dry brush deve sempre e solo stare in esterno. Deve proprio essere un velo di luce nelle parti esterne. Ah, che bello! Si nota proprio bene. Guardate il bordo, quanto poco colore basta. Vedete, io non ho più ricaricato il pennello, eh? Quanto poco basta per arrivare a questa luminosità. Guardate il bordo come prende vita. Prendo pochissimo colore, vedete, proprio solamente una polvere, e lo scarico ulteriormente. E vado sul mio fregio. Guardate che meraviglia questa parte. Il Madame con questo dry brush ha acquisito un'altra tonalità ancora. Anche qui, in modo da collegarmi alla parte superiore, mi massaggio i miei fregettini in modo da non dimenticare nessun punto, anche in esterno e interno. Sentite il profumo di rose? Sullo specchio profumo di rose, ma ora profumo di cera jasmine, la mia cera pazzesca, con un odore di gelsomino meraviglioso. Ha dentro un'essenza di gelsomino spremuta a freddo, per questo motivo è sempre così molto forte ed elegante. Ovviamente dopo qualche giorno poi si affievolirà, però è intenso. Pennello sempre morbido a punta, un pennello che riservo solo alla cera, scarico tutto l'eccesso perché se ne mette poca e ben tirata, e lo spalmo su tutta la superficie. Cerco di andare bene 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 in profondità, in modo che sia bella protetta, e poi negli anni basterà sempre spolverarla, mantenerla bene, e i colori non si muoveranno, non si graffieranno mai. Qui si vede bene come la cera rivitalizza i colori e li rende ancora più profondi. E quindi la tonalità di base, il mio Madame, esce fuori in tutta la sua bellezza. Un ultimo tocco luminoso, principessa. Prima di massaggiare la cera trasparente, mi raccomando, fate passare il tempo giusto. Se è un mobiletto d'ingresso, magari aspettate anche il giorno dopo. Più tempo ha la cera per aggrappare, fare grip e, diciamo, tonificare al meglio il mobile, più resisterà nel tempo. Quindi dopo il tempo che necessita, panno in microfibra e si massaggia. Così. Vedrete che la superficie sarà molto molto più liscia. Beh, ovviamente materica, perché qui abbiamo lavorato con vernici pure, ma vellutata al tatto, una vera meraviglia.
La cera principessa io la stendo a dito, però occhio, siamo in estate, quindi deve essere conservata prima di tutto in un posto molto fresco. E seconda cosa, le mani non devono essere troppo calde, quindi lavatele con acqua fredda prima. Io la metto solo per dare bagliore alle parti esterne. Ed è veramente una cosa eccezionale. Dona una luce fantastica. Un po' nelle parti centrali qua, per donare luminosità alla mia conchiglietta. Il gioco è fatto. Sul fiorellino, bellissimo, sulle foglioline riccioloso. Questo mix di dry brush con la cera principessa è perfetto. La cera non deve essere troppa, eh? Deve essere poca per omogeneizzare tutto, però vi assicuro che è veramente fantastica, delicatissima. E qui in questo punto miscela bene tutte le tonalità e le tecniche che abbiamo usato. Infatti la metterò solo un po' qua sul bordino a sfumare, basta, come se fosse veramente un bagliore di una luce. Ma non la metto ovunque, la tengo solo sui riccioli. Cutter e incido il nastro carta. Mai strappare il nastro così, sempre inciderlo prima. Ricordatevelo, sia su pareti che su mobili. Tolgo il nastro carta. Ed è perfetto. Il mio specchio è finito. Starà benissimo in questa stanza. E ora mi sto studiando la vetrinetta dei profumi che gli metterò vicino. È una struttura abbastanza contemporanea, ma voglio assolutamente avere dei dettagli che accomunino i due pezzi. Quindi guardate questo tutorial bene, bene, bene. Ricordatevi i dettagli e riguardatelo. E tra una settimana uscirà il suo gemello. Al prossimo restyling. Ciao!